Siamo con Elso De Fazzi, partiamo dall'amichevole che avete in programma sabato contro il Nord Ovest, squadra di C2. Che cosa ti aspetti, quali indicazioni ti aspetti da questa partita? Ma guarda, stiamo facendo tanti esperimenti, giochiamo molto, giochiamo tutti i giorni praticamente. E addirittura ieri abbiamo fatto due amichevoli, una alle 6:30 con l'Under 21 con una rosa e una tra noi alle 8:30. Quindi stiamo provando tanti meccanismi, i ragazzi si stanno integrando bene, anche i nuovi, e quindi mi aspetto solamente che mettiamo in atto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, così come abbiamo fatto con una squadra di A2 come l'Olympus. Spero che lo facciano anche una squadra di C2, che comunque è una squadra di C2 attrezzata per il salto di categoria, quindi ecco, già cominciamo a fare le prime prove di campionato. E i giovani come stanno andando? Perché alla fine è su di loro che punterete soprattutto. Ma guarda, i giovani hanno un'arma al loro vantaggio, l'entusiasmo, e finché c'è quello magari potranno anche buttarsi giù un attimino, perché chi gioca meno, chi sbaffa un errore grossolano, però hanno la capacità di sapersi rialzare in qualsiasi momento e dare sempre il 100%, quindi confido molto sul progetto. Io ti faccio anche una domanda su uno dei tuoi pupilli, Matteo Tiberi, so che è sempre stato un tuo pallino, quest'anno è anche capitano, che cosa ti aspetti dalla sua stagione? Guarda, io non mi aspetto niente di più di quello che può fare, perché non lo dobbiamo gravare di un peso che già lui sentiva all'inizio, adesso lo sente sicuramente meno, perché comunque noi abbiamo una squadra di 23 elementi, sono tutti intercambiabili, non abbiamo un giocatore più forte degli altri. Ultima domanda, quanto ci vorrà per far diventare tutti questi giocatori una squadra e qual è l'obiettivo a questo punto dell'Atletico? Guarda, il tempo non ci manca, perché i ragazzi partono dal 97 fino all'89, e quindi sono tanti e abbiamo gli anni a disposizione. Per quest'anno logicamente l'obiettivo deve essere quello di far bene. E io sono contento di come stanno andando, siamo solo all'inizio della terza settimana, quindi voglio dire, abbiamo ancora tanta strada davanti. Diciamo, li scopriremo solo vivendo, no?